Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 3 aprile 1920. Continuando il mio povero stato, mi sentivo il mio amabile Gesù nel mio interno che si univa a pregare insieme con me e poi mi ha detto: figlia mia, tutta la mia volontà nel creare l'uomo fu che in tutto facesse la mia volontà. E come andava di mano in mano facendo questa mia volontà, così veniva a completare la vita mia in lui. In modo che dopo ripetuti atti fatti nella mia volontà, formando la mia vita in sé, io venivo da lui e trovandolo simile a me, il sole della mia vita, trovando il sole della mia vita che si era formato nell'anima, lo avrebbe assorbito in me, trasformandosi insieme come due soli in uno, lo portavo nelle delizie del cielo. Ora la creatura col non fare la mia volontà, oppure se ora la fa ed ora no, la mia vita viene dimezzata con la vita umana e la vita divina non può completarsi. Con gli atti umani viene oscurata, non riceve cibo abbondante per dare uno sviluppo che basti per poter formare una vita. Perciò l'anima è in continua opposizione allo scopo della creazione. Ma ahi, quanti ve ne sono che col vivere la vita del peccato, delle passioni, formano in loro la vita diabolica. Aprile 1920. Mi stavo lamentando col mio dolce Gesù del mio stato doloroso, dicendogli: dimmi, amore mio, dove sei? Quale via prendesti nell'andarte e non de poterti seguire? Fammi vedere le orme dei tuoi passi. Così, passo a passo, con certezza posso trovarti. Ah, Gesù, senza di te non ne posso più. Ma sebbene sei lontano, io ti mando i miei baci. Bacio quella mano che più non mi abbraccia. Bacio quella bocca che più non mi parla.
Bacio quel volto che più non vedo. Bacio quei piedi che più non si incamminano verso di me. Ma altrove rivolgono i tuoi passi. Ah, Gesù, com'è triste il mio stato. Che fine crudele mi aspettava. Mentre ciò dicevo e tanti altri spropositi, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia, quietati. Per chi vive nel mio volere tutti i punti sono vie sicure per trovarmi. La mia volontà riempie tutto. Qualunque via prenda non c'è timore che non possa trovarmi. Ah, figlia mia, il tuo stato penoso lo sento nel mio cuore. Sento ripetermi la corona, la corrente del dolore che passava tra me e la mia mamma. Lei era crocifissa per le mie pene. Ed io ero crocifisso per le sue, ma la causa di tutto ciò chi era? L'amore delle anime. Per amore di esse, la mia cara mamma tollerava tutte le mie pene, e fino alla mia morte. Ed io, per amore delle anime, tolleravo tutte le sue pene fino a privarla di me. Oh, quanto costò al mio e al suo amore materno privare di me la mia inseparabile mamma. Ma l'amore delle anime trionfò di tutto. Ora, il tuo stato di vittima in cui ti sottoponesti fu per l'amore delle anime. E tu accettasti per amore delle anime tutte le pene che si sono svolte nella tua vita. La causa sono state le anime. E i tristi tempi che volgono, motivo per cui la giustizia divina mi impedisce di starmi alla familiare con te, per far scorrere tempi più provizi anziché procellosi, e mi costringe a tenerti in terra. Sono le anime. Se non fosse per amore loro, il tuo esilio sarebbe finito. E tu non avresti il dolore di vederti priva di me. Né io avrei il dolore di vederti così straziata per la mia privazione. Perciò pazienza, e fa che anche in te trionfi fino all'ultimo l'amore delle anime. Un omaggio 1920, la mia miseria si fa più sentire nel mio interno e dicevo: mio Gesù, quale vita è la mia? E lui, senza darmi tempo di dire altro, risposto subito: figlia mia, per chi vive nel mio volere, la sua santità ha un solo punto, è il Gloria Patri continuato, col seguito del sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Non c'è cosa che non dia gloria a Dio al tutto completa, sempre stabile, sempre uguale, sempre regina senza mai mutarsi. Questa santità non è soggetta a rovesci, a perdite, è sempre regnare, sicché il suo fondo è il Gloria Patri, la sua prerogativa è il sicut erat in principio, eccetera. E continuando a lamentarmi delle sue privazioni e delle sottrazioni del patire, mentre agli altri ne dà abbondante, il mio sempre amabile Gesù è uscito da dentro il mio interno e, poggiando la testa sulla mia spalla, mi ha detto tutto afflitto: figlia mia, chi vive nella mia volontà vive in alto, e chi vive in alto può guardare con più carezza nel basso, e deve prendere parte alle decisioni, alle afflizioni e a tutto ciò che conviene alle persone che vivono in alto. Non vedi tu nel mondo come alcune volte padre e madre, qualche volta anche un figlio più grande, è capace di prendere parte alle decisioni, ai dolori dei genitori? Mentre questi sono sotto l'incubo di pene dolorose, di incertezze, di intrighi, di perdite, gli altri piccoli non ne sanno nulla. Anzi, i genitori li fanno scherzare e fare il corso della vita ordinaria della famiglia, non volendo amareggiare quelle tenere vite senza uno scopo utile per loro e per i genitori. Così succede nell'ordine della grazia. Chi è piccolo e ancora crescente vive nel basso, e quindi gli sono necessarie le purghe ed i mezzi necessari per farlo crescere nella santità.
Sarebbe come per i piccoli della famiglia che voler parlare loro d'affari, di intrighi, di pene, sarebbe stordirli senza che ne capiscano neanche. Ma chi vive nel mio volere vivendo in alto deve sottostare alle pene di chi vive nel basso, vedere i loro pericoli, aiutarli, prendere delle serie decisioni da tremare, mentre loro se ne stanno tranquilli. Perciò quietati, e nel mio volere faremo vita in comune ed insieme con me prenderai parte ai dolori dell'umana famiglia. Vigilerai sulle grandi tempeste che risorgeranno e mentre loro nel pericolo scherzeranno, tu insieme con me piangerai la loro sventura. Anche oggi sono profondissimi gli spunti di meditazione che adesso cercheremo di focalizzare. Perché con l'aiuto della grazia di Dio, ecco, siano trasformati per tutti e per ciascuno in preghiera personale. Ecco. Allora, qui nel primo capitolo che abbiamo letto, ecco, possiamo veramente sintetizzare che ci stanno tre tipi di vite che si possono fare. Non ce n'è un'altra. Si può fare una vita divina, si può fare una vita umana e si può fare una vita diabolica. Vita divina è chi sta lontano dal peccato e dai vizi e dalle passioni. Uno. Ma impedisce anche alla propria volontà umana di fare atti di vita autonoma e non connessi o costantemente fusi con quella divina. Fa vita umana chi sta lontano dal peccato e dalle passioni, ma quest'altra cosa non la impedisce. E quindi, come Gesù diceva, ora fa la volontà di Dio e ora no. Ora oscura la divina volontà con gli atti umani e quindi non riceve cibo abbondante per dare uno sviluppo che basti a formare una vita. E in più di qualche momento si entra in opposizione con lo scopo della creazione, che come poi Gesù spiega meglio nel paragrafo del capitolo seguente, è dare gloria a Dio in tutto. L'anima che vive nella divina volontà fa vita divina. Vita divina vuol dire che non la fa adesso sì e adesso no, ma costantemente e ininterrottamente. E non permette che ci siano atti propri che siano meramente umani, ma tutto gradualmente trasforma in divino. Ci sono queste tre vite. Ah, sicuramente una di queste tre è la vita che stiamo facendo. O vita diabolica, Dio non voglia, se ancora ci sono compromessi col peccato, con le passioni. Non siamo troppo frettolosi, ecco, anche se nel dire ah no, io non faccio vita diabolica, faccio vita umana. Speriamo, però ecco, basta essere ancora preda di qualche passione o stare in situazione, come dire, di volontario compromesso, ecco, col peccato volontario, mi si perdoni la ripetizione, ma anche se fosse veniale. È che stiamo più dalla parte della vita diabolica che da quella della vita umana. Mentre fa vita umana, ecco, chi ci prova, si sforza, insomma, di stare vicino al Signore, di non peccare, ma si accorge, questo lo vediamo benissimo, di farlo a corrente alternata e non avverte, ecco, questa ininterrotta unione, fusione con la divina volontà. Questo non deve, come dire, crearci patemi o problemi, ecco, ma deve semplicemente marcare il passo verso la meta. Ecco. Quindi in questo splendido cammino è importante andare avanti, non scoraggiarsi, non fermarsi mai, procedere. Ecco. Abbiamo visto tante volte, insomma, no, che anche Luisa ogni tanto qualche microscopicissima, insomma.
suscitina, specialmente quando si lamentava un po' troppo anche qui delle privazioni, lo fa. Ecco, il paragrafo delle privazioni, il secondo, è edificante, oserei dire, insomma, per certi versi davvero commovente. Abbiamo visto tante volte che anime come queste, non è l'unica Luisa ovviamente, ma dal Signore sono rese, come dire, edotte di un dolore che è simile a quello che provano le anime purganti, che ordinariamente noi sulla terra non conosciamo. Perché? E ringraziamo il Signore se non lo conosciamo per certi aspetti, perché altrimenti si camperebbe con uno dei dolori più lancinanti che possano esistere sul pianeta Terra, a quanto afferma chi queste cose le conosce. Ecco perché abbiamo meditato tante volte, no? Ma la non conoscenza produce l'incoscienza, quindi, ma chi ha visto Gesù, chi è stato in intimità con Gesù, cioè chi si è sentito abbracciare da Gesù, è commovente quando lui si dice: ti mando i miei baci su quella mano che non mi abbraccia più, su quella bocca che non mi parla, su quel volto che più non vedo, su quei piedi che non camminano più verso di me. Cioè, chi legge queste cose è preso, come dire, almeno basta averci un pochino di cuore, no? Da compassione. Ecco, Gesù dice: e allora nella nostra vita terrena, questa è una pena a cui uno non riflette quasi mai, le pene delle separazioni tra Gesù e Maria. Pure, insomma, basta, chi recita ordinariamente le ore della passione cominciano con la grande pena del commiato di Gesù da sua madre, ma quello non fu il primo commiato e purtroppo non fu neanche l'ultimo. Per il commiato più doloroso, quello prima della morte, quando anche quel passaggio della passione trafigge il cuore, quando Gesù dà l'addio, no? Dice: addio mamma, addio anche ai nemici, vi perdono, vi do il bacio di benedizione. Insomma, quando uno legge quelle cose, non si possono leggere quelle cose. Cioè rimanendo insensibili. Ma c'è pure, per esempio, la separazione di quando Gesù uscì a 30 anni per l'inizio della sua missione. Che colpo gli può essere preso a tutti e due dopo 30 anni di vita, cioè di vita comune, godendo l'uno dell'altro? Noi possiamo soltanto immaginarcelo, no? Ma cioè, se uno avesse la presenza di Gesù e della Madonna, cioè, avrebbe il bene più grande che esiste, e loro ce l'avevano reciproca e ne potevano godere con perfezione. Eppure hanno rinunciato. Gesù fece fare il prequel, no? A Maria Santissima con lo smarrimento nel Tempio, figura dei 3 anni di separazione e dei 3 giorni di separazione dopo la morte, no? E poi magari qualche volta, questo si capisce dai Vangeli, l'abbiamo meditato anche recentemente, magari Maria aveva il permesso di raggiungere Gesù, però magari Gesù la faceva stare qualche giorno e poi rimandava a casa. E con che cuore la Madonna tornava a casa, e con che cuore Gesù si rivedeva senza la presenza sensibile della mamma vicino, che solo guardarla era motivo di gioia e di consolazione. La stessa cosa succede a queste anime. E ripeto, qui bisogna leggere, ho detto fino all'inverosimile, insomma, no? Io ricordo molto bene quando lessi queste cose, che anche i maestri di questi argomenti, che sono i santi della teologia mistica, tra cui svettano le figure di San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, quando lo descrivono ti sembra che lo vivi pure tu per riflesso, e ti fanno, ti strati, ti commuovono, perché questi dicono, cioè, insomma, un'anima che ha fatto esperienza profonda piange tutto il giorno, dalla mattina alla sera, che vuole morire, ma non vuole morire perché è depresso, perché è pazzo, perché è masochista o perché non gli piace la vita. Vuole morire perché ha visto che la vita eterna è altra cosa rispetto alla vita terrena, ma veramente altra cosa. Noi non lo sappiamo, per questo che siamo attaccati alla nostra piccola vita,
alle nostre piccole cose, alle nostre piccole miserie, d'accordo? Ho tante persone che non vogliono morire, nonostante che questa vita terrena, insomma, non è che sia tutto sto granché guardandola in quanto tale, però non si immaginano, ma anche la fede. Noi dobbiamo avere la fede nella vita eterna, per carità, nella risurrezione della carne, in tutte le verità di fede che la Chiesa ci insegna. È come dire, non basta dire, vabbè, andiamo a morire con gioia, insomma, no? Cioè, sì, ti fa morire un po' meglio, ma questa gente l'ha visto Gesù. C'è stato vicino, c'è stato in contatto. Per cui a volte uno legge e dice, ma è possibile che Luisa, uno potrebbe pensare, no? Se sta sempre a lamentare di questa cosa qui, fattene una ragione. È chiaro che dall'esterno può anche venire un pensiero di questo genere, no? Ma ci viene perché noi non siamo consapevoli di quello che ha vissuto questa donna. E Gesù le spiega, dice, tu, attenzione, tu ti sei offerta come vittima? Cioè, hai pensato che questo fa parte del tuo essere vittima? Cioè, soffrire che c'è, tu dici, sarebbe peggio, bisogna chiedere a Luisa, sarebbe più doloroso che Gesù ti rifà la crocifissione o che ti priva della sua presenza? Io non ho avuto il piacere di conoscere personalmente Luisa, insomma, ecco, speriamo un giorno, perché è partita molto prima che io scendessi sulla terra. Ma penso che non ci penserebbe neanche un istante a rispondere a questa domanda. E Gesù dice, quanto costò al mio e al suo amore materno privare di me la mia inseparabile mamma e la loro privazione reciproca. E tutto questo perché? Per la salvezza delle anime. Qui si pensa subito al motto, al bellissimo motto di San Giovanni Bosco, no? Che tra l'altro è anche il motto di tutta la congregazione dei Salesiani. Mihi animas et cetera tolle, dammi le anime e toglimi tutto il resto. Ecco anche qui un aspetto, cioè questo è un aspetto comune anche alla santità, no? Vedete, come nella vita, nella divina volontà, tutte le santità delle santità si trovano, cioè la conversione dei cosiddetti peccatori, o se si preferisce di coloro che non conoscono ancora l'amore di Dio. La riparazione dei peccati, che sono tutti tanti temi che ricorrono nelle alte spiritualità, no? Sacro Cuore, Cuore Immacolato di Maria, ma anche nelle alte santità, qui sono presenti, e sono presenti evidentemente in grado sublime, perché la santità non è una cosa egoistica. Leggevo stamattina che ieri Papa Francesco ha detto che chi è egoista non è cristiano. Evidentemente, insomma, no? Cioè, questo è chiaro. Non possiamo pensare soltanto alla nostra salvezza o al nostro benessere, no? Fosse anche, insomma, lo stare con Gesù, che Gesù è contento che noi lo desideriamo di stare con Lui. Ecco, però le sue condizioni, è come il desiderio di morire, no? Quando è santo, non quando è motivato da depressioni o da malattie mentali, no? Desiderio di morire, come scrive San Paolo, per andare presto a vedere il Signore è una cosa buona. Però deve essere sempre temperata, Signore mio, se ti serve a qualcosa questa povera vita, insomma, che rimanga sul pianeta Terra, se ho qualcosa da fare che per la tua volontà, se c'è qualche bene, qualche animo da salvare, ci resto pure altri 200 anni. Questa è preghiera molto gradita al Signore. E bellissima quell'immagine che Gesù usa, con cui concludiamo la meditazione. Del Gloria Patri continuato, bellissimo, no? Anche quando spiega come l'atto unico del Fiat Supremo vive in noi, no? E noi non può essere unico perché noi viviamo nel tempo. Ecco, diciamo così, la forma temporale, mi si perdoni questo termine un po', della semplicità assoluta di Dio, che fa sì che egli faccia un solo atto e in quel solo atto è tutto compreso. Questo noi non possiamo comprenderlo, ecco, ma Dio è così. Per noi, che questo è assolutamente impossibile, questo non lo viviamo come atto continuato.
atto continuato, quindi ininterrottamente, in qualunque istante, cioè, stai facendo, stai respirando, e che cosa fa il tuo respiro? Se è un respiro nella divina volontà, dà gloria al Padre, perché gli porta la gloria di quell'atto che è il respirare, che lui stesso ha creato, perché noi respiriamo, perché la vita del corpo è fatta in questo modo: se non entra l'ossigeno dentro i polmoni, io moro. Ecco, ecco, però respirare nella divina volontà è atto divino che dà gloria a Dio. Sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Noi non ci pensiamo a queste parole di gloria al Padre, no? Cioè, come era nel principio, torna la gloria a Dio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Gesù spiega, non c'è cosa che non dia gloria a Dio, del tutto completa, sempre stabile, sempre regina, senza mai mutarsi. Ed è questa quella che viene vissuta in questa santità, che non è soggetta né a rovesci né a perdite, perché è sempre regnare. Ecco, e l'ultimissima cosa, chi vive nella divina volontà, anche qui bellissima, vive in atto, non nel senso elitario, d'accordo, che dice, ah, io sto sopra, e poi c'è la feccia in basso, che li guardo dall'alto in basso, non è assolutamente questo il senso che dice, no? Gesù è proprio un esempio, immaginiamo una famiglia dove c'è un sacco di guai, c'hanno i bambini piccoli continuano a giocare, a trastullarsi, evidentemente se i genitori riescono a, non si tratta di cose, si arrestano al padre e vengono i carabinieri dentro casa, non si può nascondere questa cosa qui. Ma se sono grosse difficoltà finanziarie, non lo so, robe del genere, qualunque genitore normale e con un minimo di coscienza e di amore verso i figli, se possibile li lascia nell'ignoranza, perché che cosa deve turbare la spensieratezza dell'infanzia? Gioca, e ci penso io ai problemi, no? Ecco, se c'è un figlio un po' più grande però, lo si potrebbe mettere a parte di queste, sia perché partecipi, sia magari perché dia anche il proprio consiglio, o condivida comunque i dolori dei genitori, ovviamente quando è grande. Ecco. Allora, questo per far comprendere che vivere nella divina volontà, e questo è un po' il seguito del discorso precedente, no? È anche farci carico degli interessi e dei problemi, diciamo così, di Gesù, che è uno solo. I problemi sono le anime da salvare, per cui se ci sono tempi in cui il nostro Signore chiede dei prezzi un pochino alti, ecco, perché la situazione è grave per le anime da salvare, che faccio io? Sono disposto a questo oppure no? Ecco, disposizioni che poi si rinnovano, no? Perché noi possiamo anche metterci tutta tanta la buona volontà e ce la dobbiamo mettere, poi quando arrivano i momenti non è detto che non ci sia qualche vacillamento e qualche, come dire, qualche, come si dice quando una barca riceve una ondata, no? Ecco, qualche oscillazione, insomma, qualche bordata, ecco, che ti fa un attimo stordire, insomma, basta che poi uno si riprende e riprende la rotta. Quindi questo c'è nella divina volontà, cioè, ma è normale questo qui, no? Cioè, se è la santità delle santità, ma conosciamo qualche santo che non si sia sacrificato anche con pene terribili per le anime, tutte le austerità dei santi, tutte le super penitenze che facevano, perché le facevano? Le facevano per convertire i peccatori. Mi ricordo i piccoli pastorelli di Fatima, quando facevano dei sacrifici eroici, pur essendo bambini, per convertire i peccatori e per consolare Gesù nascosto, dicevano sempre così. Quindi, cioè siamo un pochino logici, no? Cioè, se la vita della divina volontà è la santità delle santità, è chiaro che quello che si vive nella santità eroica è compreso nella santità, nella divina volontà, no? Quindi non ci lascia da stupire, no? Ecco. È vero che ci sono
grandi doni, grandi grazie, grandi consolazioni, grazie strepitose, cose non mai viste, vita felice. Questo è verissimo, tutto confermato, guai se non ci pensiamo. Ecco, però ogni tanto Gesù dice: non ti dimenticare che insieme a tutte queste cose c'è molto altro, e molto altro più di quanto lo vivono anche il prossimo, perché qui arriviamo, insomma, capito? In questo senso si sta, come dire, in alto, nel senso che una alta prospettiva è un alto obiettivo di santità, e l'alto obiettivo di santità non porta a guardare gli altri dall'alto verso il basso, ma porta semplicemente a una grandissima misericordia, compassione e amore, nonché umiltà. Ecco. Perché se il Signore, ecco, ci concede di questo, non è certamente per i nostri meriti, ma è puro dono della sua grazia. Bene, Santa Vergine Maria, tienici la grazia di poter vivere una vita davvero divina. Lungi da noi la vita diabolica e lungi da noi anche la vita umana. Oggi il Signore ci ricorda, insomma, che vivere nella divina volontà significa prendere parte ai tuoi e ai suoi stessi dolori in vista del bene delle anime. Ecco, benedici tutti quanti le aspirazioni e i propositi di chi ci vuole almeno provare, ecco, a stare in questa splendida vita, e prendi per mano chi ovviamente, ecco, fa qualche fatica, ecco, perché non è, è semplice, ma non è facile, ecco, e abbiamo tutti quanti bisogno, o Madre Santa, del tuo aiuto, della tua intercessione, anche della tua consolazione, del tuo incoraggiamento a proseguire su questa via di cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.